Ciao a tutti ragazzi, una buona serata da Sergio Sarruggeri, il Bauscia Neroblu. Oggi mi sento un po' meno Bauscia del solito, perché questo è un video molto sentito da parte mia. Mi sono scritto giusto una scaletta che penso di non guardare neanche, per il semplice fatto che tutto quello che dirò mi viene proprio naturale. Ho sentito l'esigenza, terminato il mio lavoro, di mettermi questa gloriosa maglietta, che è una replica ovviamente della maglietta del glorioso Giacinto Facchetti, perché oggi è una giornata molto particolare per tutti noi fratelli interisti. Oggi è la 13ª ricorrenza della scomparsa della nostra bandiera per eccellenza. Quando dici Facchetti, dici Inter. Facchetti non era un semplice giocatore, un semplice capitano o una semplice celebrità dell'Inter passata. No, Facchetti era e sarà sempre ricordato come l'Inter. Io mi ricordo come se fosse ieri quando venne a mancare per un grave male, per un tumore al pancreas che l'ha tolto ai suoi affetti e agli affetti della sua seconda grande famiglia, che è la nostra grande famiglia nero-azzurra. Ecco, è il simbolo dell'interismo, materia, tra virgolette, passatemi il termine, che a me sta molto a cuore. Perché guardando quello che ha vinto Facchetti, quello che ha rappresentato Facchetti, come si è sempre comportato Facchetti e quello che rappresenta per noi interisti Facchetti, non posso che essere commosso in una giornata del genere. Ecco, io giusto in questi giorni sui social, giusto ieri, ho purtroppo letto una sorta di celebrazione fatta dal nostro ex numero 9, dove elencava i gol e gli assist che aveva fatto, tralasciando, come dicono tanti youtuber, quello che di negativo, i numeri negativi che avrebbe dovuto mettere. Che non voglio assolutamente parlare di lui in una giornata come questo, però il vero capitano dell'Inter, il nostro vero simbolo, sarà sempre solamente Facchetti, perché il palmarès di un capitano, di una persona simile, annovera due Coppe dei Campioni, due Coppe Intercontinentali, una Coppa Italia, quattro scudetti e una Coppa Europa con la nazionale italiana. L'unica Coppa Europa, tra l'altro, che è riuscita tuttora a vincere la nostra nazionale di calcio. Ecco, Facchetti per noi rappresenta, è simbolo di sportività, simbolo di lealtà e, ascoltate bene questo termine, lealtà, perché c'è qualcuno che ha avuto il coraggio di infangare questa sua caratteristica principale, perché penso che a Facchetti non assolutamente si sarà, poverino, ribaltato nella tomba nel sentire le accuse che certi sporchi personaggi hanno avuto il coraggio di fare nei suoi riguardi dopo che lui è morto. Una cosa veramente vergognosa che vi fa capire a che livello siamo arrivati, a che basso livello sono tante persone che fanno parte del mondo del calcio e della comunicazione, perché chiaramente sono anche stati spalleggiati da certa parte della stampa, e la garbatezza del personaggio è l'ultimo grande caratteristica del nostro caro Giacinto. Padre esemplare, uomo esemplare, giocatore esemplare. Pensate, per i più giovani, io non l'ho visto giocare, me lo ricordo come giocatore, come presidente, scusatemi, ho i racconti dei miei nonni, che adesso non ci sono più, però mi raccontavano sempre di questo bronzo di Reace, come lo chiamava la mia nonna, arrivato da Treviglio, che si inventò un ruolo. Lui aveva le ali al posto dei piedi e fu il primo terzino fluidificante, ossia si faceva tutta la fascia perché aveva uno strapotere fisico
imbarazzante, era bravo coi piedi e è stato il primo difensore a segnare gol praticamente. Ecco, e a segnarne tanti. Gli hanno addirittura inventato praticamente su misura un ruolo. Lui è stato il primo vero terzino sinistro del calcio italiano. Ecco, quindi io volevo solamente ricordarlo col cuore, perché? Perché rappresenta proprio la nostra Inter, è il simbolo del vero interismo. Ecco, io Giacinto ti ricorderò sempre come l'icona dell'Inter. Sono veramente emozionato e è un video dove le parole mi escono naturali, ma sono veramente emozionato perché ognuno di noi ha la nostra famiglia, dopo la nostra famiglia per tanti di noi viene l'Inter. E tu la rappresenti al meglio, la nostra famiglia. Noi siamo fieri e orgogliosi di fare il tuo nome e accostarlo ai nostri colori, sempre, ma veramente sempre. Io, ragazzi, avrei tantissime altre cose da dirvi, però lo voglio chiudere qua con appunto questo ricordo per questo grandissimo personaggio. Giacinto, riposa in pace, proteggici dall'alto. Sono sicuro che di fianco a te ci sarà Peppino Meazza, l'avvocato Prisco, Benito Lorenzi e se mi sono dimenticato qualcuno, saranno tutti interisti di fianco a te che ci proteggono. Ciao a tutti ragazzi, di Milano il simbolo regale, il biscione dell'Internazionale. Riposa in pace Giacinto.